Benvenuti da Rage in Demolizioni. Quest'oggi per parlarvi di un film che ai tempi mi incuriosì parecchio, Godzilla 2, King of the Monster. All'interno di questo video andrò a dirvi le mie opinioni, demolendolo. Di errori ce ne sono, e non pochi. Ma prima di iniziare questa demolizione, ci tengo a consigliarvi un canale a tema proprio Godzilla, ovvero Sketch Godzilla. Potete trovare il loro canale qui sotto in descrizione, oppure qui da qualche parte in alto. Portano video divertenti miste a recensione, quindi mi raccomando, non perdetevelo. Il film inizia ricollegandosi al precedente, così, giusto nel caso lo spettatore ignaro non avesse visto la precedente schifezza. Scusate, lungometraggio. Per 5 anni Godzilla sparisce nel nulla e le altre creature della Monarch non si sa che fine abbiano fatto. Mi raccomando poi ai sottotitoli bianchi su sfondo bianco. Non è la prima volta che lo dico, lo so, ma è sempre fastidioso da guardare. Altra cosa importante, iniziare un film di questo calibro con delle parolacce, dire ciofeca ciofeca, non è proprio il massimo. Poi andare senza caschi in una zona altamente radioattiva è una cosa sensata, come no? Comunque, Mothra, che tra l'altro potete vedere qui alle mie spalle la versione della NECA, compare a 10 minuti di film, il che ho detto wow! Sì, se non si fosse capito, amo Mothra come personaggio. O almeno, a 10 minuti nasce il bruco, che inizia a distruggere tutto. E da qui ho subito la dimostrazione che gli umani sono degli imbecilli. Scusate, avete visto anche voi che cosa c'era scritto? No, perché io no. Analisi biochimica... Ah, non lo so. Il sottotitolo è durato qualcosa come 2 secondi. La dottoressa riesce a comunicare con la farfalla gigante, pardon, falena, soltanto all'ultimo, quando sta per papparla. Poi parolacce, perché sì? Sì, si deve vedere che è un film adulto, maturo, proprio con tutte queste parolacce. Poi arriva il cattivone che uccide gli scienziati, ma stiamo calmi. Viene citato Kong a caso, insieme alle immagini del primo film. Mettiamole perché fa comodo, dopotutto ci abbiamo speso dei soldi per far comparire Godzilla per quasi 14 minuti in un film di 2 ore e mezza. Coesistere coi titani, la cosa sembra interessante, ma l'immagine dello scorpione e della rana c'entrano davvero qualcosa? Ah, ecco in che modo coesistere. Gli umani dovrebbero diventare gli animali domestici dei titani? Ma ci siamo bevuti il copione o cosa? Bellissimo poi vedere un documentario sulla riproduzione dei titani con i genitali oscurati. No, davvero, è molto divertente. Orca. No, non è un'imprecazione, è solo un progetto universitario che permette di parlare coi titani. Bene, in totale di mostriciattoli giganti ce ne sono 17, compresi Skull Island. Ed alcuni sono benevoli. Mostrateli. Poi ad un certo punto vi è una ripresa davvero fastidiosa. Mentre parlavano la camera era in continuo movimento, da destra a sinistra, ogni volta che l'inquadratura puntava su un personaggio. Poi magari sono puntiglioso io, non lo so. Un film con i mostri, dove i cattivi sembrano prevalentemente essere gli umani. Ottimo. Ho sbagliato anche stavolta a vedere il film. Poi la Bad Girl fa il dito medio contro il cattivone uomo. Wow, non si era mai vista una cosa del genere. Puntate le armi contro Godzilla perché lo vedete come alleato, certo. Ci vuole un civile per farvi notare questo. Jumpscare un po' prevedibili. Tra l'altro non si era mai vista una cosa del genere. Godzilla sott'acqua in un bruttissimo green screen fatto molto bene per gli anni nel quale è ambientato. Poi vi è la teoria della terra cava. Anche questo sembra interessante. Ma no. Le reazioni umane in questo film. Davvero tu vedi tuo figlio urlare e rimani così impassibile come se niente fosse? I soldati buoni ovviamente cadono in un'imboscata. La donna scienziata, che è Vera Farmiga tra l'altro, risveglia King Ghidorah. Tranquilla, si vedeva che ti faceva schifo il tuo ex. I soldati muoiono tutti fin quando il civile li salva. Davvero un civile riesce a salvare dei soldati che sono stati addestrati per fare il loro lavoro? Già, sparate su Ghidorah con dei fucili, al massimo gli fate il solletico. La figlia Bad Girl tenta di farsi uccidere insieme alla madre e al villain uomo, del quale tra l'altro mi sono completamente scordato il nome,
ma è quell'attore inglese che interpreta sempre il cattivo, che appena lo vedi sai che lui è il cattivo del film. Nel primo scontro, dopo boh, tipo 45 minuti di film, la telecamera è tutta traballante, alquanto fastidiosa, così da non dover mostrare troppo bene i dettagli della CGI dei mostri, ovviamente. La farmiga si rivela cattiva, ma chi l'avrebbe mai detto? Distruggiamo gli uomini per far vivere la Terra. Praticamente la vuole dare in mano ai titani. Lo sa che lei non è un titano, vero? Più prosegue il film, più mi chiedo come abbia fatto l'umanità a non estinguersi con dei militari così. Ghidorah perde una delle teste contro Godzilla, che ricordiamo bene, lui sta dalla parte degli Stati Uniti di Washington, fin quando muore. E ci crediamo tutti, come no, davvero. È inutile dire che la testa di Ghidorah ricresce e i titani si liberano. Farli vedere meglio costava troppo, a quanto pare. Si dice Ghidorah non gonorrea. Questa battuta mi è rimasta particolarmente impressa, più che altro per lo schifo in sé. Sì, vi sono molte battute del genere, ma sorvoliamo. La farmiga si rende conto che i titani non coesistono, loro distruggono. E te pareva. Mothra è la queen di Godzilla, mentre Lucertolone è il vero king. Quindi i due hanno una storia in ballo? Come funziona? Godzilla non è morto, ovviamente, e chi l'avrebbe mai detto? Si stava nutrendo. Il sacrificio del personaggio giapponese deve esserci sempre, e Lucertolone scopre dei poteri che non pensava di avere. Passa quindi di livello sconfiggendo il drago a tre teste, prende 200 monete ripassando dal via e si prepara all'angoletto per il prossimo scontro, che sarà contro King Kong. O meglio, contro Kong, perché non è ancora re. Che dire, il film è uno schifo, pensavo nettamente di meglio. E mi raccomando, fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate, se l'avete visto e se condividete le mie stesse opinioni. Vera Farmiga è molto sprecata in questo film, esattamente come tutto il resto del cast, mostri in primis. E hanno commesso lo stesso errore che hanno fatto con Bryan Creston nel primo film, ovvero toglierlo dalle scene dopo un quarto d'ora. In primis loro. Ghidorah, Rodan, Mothra e Godzilla hanno un potenziale enorme. Purtroppo però non sfruttato come nei precedenti film. Qui è Rage che mi parla. Fatemi appunto sapere che cosa ne pensate di questo film. E beh, se anche voi amate Mothra, ditemelo qui sotto. Oppure quale kaiju vi piace. Qui, Rage, chiudo.